Percorsi e laboratori per i giovani del Rione Sanità a Napoli è il progetto PITER per l'inclusione e la legalità. Il servizio è di Piero Vitiello. Promuovere la cultura della legalità per prevenire e contrastare il disagio giovanile nel Rione Sanità. Con questo obiettivo, presso la Basilica Santa Maria degli Angeli alle Croci di Napoli, è stato presentato il progetto PITER, percorsi e laboratori, tra cui anche uno di giornalismo, per impedire la fuoriuscita dal sistema scolastico dei ragazzi di un quartiere a forte rischio devianza. Presente oltre al prefetto Valentini e al candidato sindaco Manfredi, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Ivan Scalfarotto. La lotta alla criminalità organizzata naturalmente non si può limitare soltanto alla repressione penale, che naturalmente è fondamentale, ma bisogna agire anche per prevenirla e fare in modo soprattutto che i ragazzi più giovani che sono a rischio di prendere, diciamo così, strade sbagliate trovino delle alternative in attività sociali, lavorative, anche che siano formative e che possano essere, diciamo così, messi al riparo dal rischio di cadere preda delle organizzazioni criminali. Noi come MCL lodiamo questa iniziativa in tutto e per tutto e siamo sempre vicini ai più bisognosi, a coloro i quali sono meno fortunati e quindi ogni giorno combattono quotidianamente, anche e soprattutto dopo la terribile pandemia che ci sta sotto gli occhi.